Sì, noi ci occupiamo di trasformazione di sistemi. Noi siamo in una fase storica di enorme interesse, ma anche di grande problematicità, in cui gli intermediari storici, sia pubblici che privati, vanno incontro a una potenziale crisi che richiede una revisione del rapporto di quelli che sono i nostri beni, i nostri patrimoni, le nostre vite con il resto della realtà. Noi siamo abituati a un'ottica abbastanza verticale in cui un sistema di governo si organizza amministrativamente riducendo le varie parti della società e della realtà in sottosistemi che sono governabili secondo uno schema, se vogliamo, gerarchico. Stiamo invece entrando in una fase in cui questo non è più sufficiente. Noi abbiamo sicuramente una fase in cui tutto ciò che era considerato un bene, un investimento importante nell'era industriale, oggi è considerato uno stressed asset, cioè un patrimonio privato di valore. Il panorama immenso dei capannoni che troviamo nel Triveneto, alle pendici delle Alpi e anche in altre regioni del nord Italia e anche del resto d'Europa sono un esempio di questa caduta verticale del valore di questi asset. Da che cosa viene sostituito questo? Questo viene sostituito da un'ottica di rete. Che cosa vuol dire un'ottica di rete? Un'ottica di rete vuol dire che il nostro patrimonio non è più tanto, non è più solamente quello che costituisce la nostra proprietà, ma il nostro patrimonio sono le reti dei nostri stakeholder, cioè dei portatori di interesse che localmente o globalmente riconoscono i nostri valori. Il discorso del metaterritorio che noi presentiamo qua è proprio l'idea di presentare, di concepire un territorio non come un perimetro delimitato da un confine, ma come un sistema definito dalle reti dei suoi stakeholder, che è una visione completamente diversa. Non si tratta più di un contenitore, ma di una polarità con un campo gravitazionale intorno. Questo ovviamente è particolarmente vero nel campo dei beni culturali. Si parlerà, credo, oggi qui di UNESCO. Sicuramente i beni culturali fanno parte di quegli attrattori che sono dei creatori, dei generatori di queste reti di portatori di interesse, che non sono solamente interesse economico, ma sono anche interesse culturale, interesse sociale, passione, amore per determinate realtà.